Allora, signori, mi si vede? Ci sto. È tempo di fare la situazione su Black Ops 6. Evento appena fatto, dritti come le motobenne. Quindi faccio un video senza tagli, faccio un video oddio, forse i tagli ci saranno, però comunque lo tiro tutto da getto, perché voglio darvi le sensazioni di quello che è stato l'evento, di quello che sono, che è stato multiplayer, di quello che è stato la parte zombie, di quello che è stato Warzone con questa integrazione di Black Ops 6 in tutto e per tutto. Quindi il gioco nuovo, le sensazioni mie pure, senza girarci tanto in tondo, quello che mi è piaciuto, quello che non mi è piaciuto del gioco, quello che vorrei implementassero e cose così. Allora, io direi di partire prima di tutto con l'evento in generale, in sé per sé. Allora, l'evento quest'anno rispetto a due anni fa, penso, e anche l'anno scorso, si sente la presenza di Microsoft. Mo sarà che ci hanno speso più soldi sicuramente, ma la location Washington azzeccatissimo con quello che è la campagna di Black Ops 6, con quello che racconta il mood, il feeling di quello che è proprio la lore del gioco di questo Black Ops 6, sta alla perfezione. Struttura pazzesca, un sacco, 200 e passa postazioni, meglio performanti rispetto agli ultimi due anni. L'anno scorso gli danni voraci erano messi in picciaia, stanno invece stavamo tutti messi bene. Comunque tanta roba come evento, pecca di mancanza di una mappa grande. Poi, per carità divina, ci hai presentato Verdansk, perché qua partiti hanno finito l'evento con una notizia bomba, quindi l'uscita di Verdansk, esce Verdansk, mappa sicuramente non 1-1 ma riworkata, ristilizzata e cose così, adattata, però è Verdansk, tanta roba, tanto cappello. Quindi non abbiamo questa mappa per altri 7 mesi. I ranked sul Zigistan non so se riescono a tenere il passo con quello che sarà poi l'uscita di Verdansk, ma forse è voluta questa cosa. Però la mancanza di una mappa vera e propria, grande, grande, di una mappa VR presentata al Codenext, secondo me si è sentita un po'. È importante questo, forse penso pure per loro, di sapere che deve uscire una mappa grande sul Codenext. Cominciamo a parlare di quello che è secondo me il multiplayer. Il multiplayer quest'anno, a differenza degli altri, il vero punto di forza non è tanto il gameplay in sé per sé, ma è il grindare. Sono i prestigi, sono le camo, sono tutte queste cose qua che spingono il giocatore a giocare di più rispetto agli altri anni, che c'erano, ok, però non c'era il prestigio, non c'era questa cosa di sbloccare, non c'era questa cosa di poter portare tutto, compresi le camo sbloccabili come la Dark Matter, Dark Matter, scusate il mio inglese, portarla anche su Warzone. Quindi secondo me la cosa bella di questo multiplayer, forse rispetto agli altri anni, è proprio la capacità che ti dà di poterci giocare di più. Poi dopo entra che cosa? Entra quello che è il movement, entra quello che è l'ovni movement, meccanica molto difficile, quindi da imparare, da grindare, anche da grindare questo, il movement, non solo i prestigi, non solo le skin, non solo tutti i reward che ci sono, ma anche il movement va grindato, va capito, perché non è così intuitivo. Già giocando un po' di partite cominci, ci entri alla mano e riesci a capire il tutto e per tutto. Poi un'altra cosa figa che mi è piaciuto nel multi, ovviamente prima parlo delle cose belle e poi delle cose brutte, sono gli attachment finalmente hanno che cosa? Un valore quasi sempre solo positivo, quindi danno solo un buff, quindi non ti levano qualcosa, ma ti aggiungono solo qualcosa. Quindi questo che cosa porta? Magari a non avere per forza lo stesso singolo attachment che abbiamo ogni anno, che giochiamo quello tutti i mesi, però magari proviamo qualcosa di diverso, perché non c'è più il bonus negativo, no? Quindi uno prova pure un po' a giocarci con questi attachment, perché non danno solo cose negative, ma danno la maggior parte, soltanto il 95% penso, soltanto cose positive. Quindi ci sta anche vedere un po' come cambiare, ad esempio il Dolphin Dive, quindi il salto sparando più veloce, il salto più veloce, la stradata più lunga, che ne so, lo sparare in fire migliore e cose così. Quindi io, ecco, questa è un'altra cosa che ho trovato positivo, quello di avere gli attachment che ti permettono di avere solo buff positivi. Ripeto, sto video, ragazzi, lo sto facendo proprio di pancia, senza pensare a niente, per avere nulla scritto, non c'ho un cacchio. Sono entrato in una stanza e sto a fare questa cosa qua, sto registrando, aspetta un attimo. Poi un'altra cosa del multibello, secondo me, rispetto all'alfa che abbiamo provato con Leo, infatti lo pensavo, ma a parte i suoni forse hanno cambiato qualcosa, prima erano molto più Cold War i suoni, adesso sono molto più Black Ops, hanno modificato qualcosa che li rendono un po' nuovi, mi piace le vibes del suono. L'audio purtroppo non posso darvi un commento perché avendoci tanto casino intorno non l'ho sentito, però noi partiamo col presupposto che l'audio su sti giochi non c'è mai e fa sempre schifo, quindi noi partiamo con le mani avanti e pariamoci il culo sull'audio. Però ecco, il gioco l'ho trovato, le mappe soprattutto, molto clean, belle anche qualitativamente a livello grafico, il motore grafico è sempre lo stesso, quindi che cosa hanno cambiato? Hanno cambiato il colore delle texture, il colore dell'ambientazione, i colori magari li hanno resi più accesi, con una saturazione più alta, cosa che potevamo già fare tramite la brillantezza digitale del PC oppure dei monitor che avete a casa, la saturazione alzandola dal vostro schermo, insomma, quindi è una cosa che potete fare anche voi, non serve aspettare un anno per un cambiamento del gioco, ma potete farlo direttamente voi. Però la cosa che ho notato bella, secondo me, è la pulizia delle cose di quando spari. L'ho visto forse il gioco
molto più nitido. Abbiamo giocato in 2K noi, quindi 2K di base è una risoluzione molto più nitida, però l'ho visto molto molto più pulito rispetto all'alfa che abbiamo provato noi, alfa, beta, quello che era. Quindi sono molto fiducioso di questo, è un vantaggio sia per quanto riguarda i controller player, ma è una cosa che va a favore anche tanto da chi gioca mouse e keyboard, perché cioè devi vedere due spari, è importantissimo cercare di riconoscere bene l'avversario quando si muove. Anche i nomi non mi sono sembrati troppo invasivi, quindi è una cosa bella. Ho poi un'altra cosa figa, l'interfaccia che potevi spostare come cacchio ti pareva e cose così. Quella è una cosa utile, che è buona per quanto riguarda magari gli streamer, per quanto riguarda anche la vostra personalizzazione magari più intensa, un po' più deep, dite la mappa la voglio a destra, non la voglio qua, la voglio mettere sotto a sinistra e cose così. Quindi diciamo che finalmente c'è anche un po' di editing in quello che è l'interfaccia. Avrei voluto sinceramente vedere anche un'interfaccia diversa, quindi avere la possibilità di giocare a Black Ops 6 ma avere l'interfaccia ad esempio di un Modern Warfare, di giocare a Black Ops 6 e avere l'interfaccia di un altro tipo di gioco, capito? Magari di un Vanguard, quindi un po' più ancora più old style e cose così. Magari dei preset li metteranno dopo, però comunque sia è un'idea che gli proporrò e gli chiederò, pensate pure a questo, magari sarebbe figo avere diversi pacchetti di UI per poter personalizzare ancora di più la vostra esperienza, perché magari uno preferisce la UI di Modern Warfare rispetto a quella di Black Ops. Ci può stare comunque. Questa è un'altra cosa qua. Quello che mi fa storcere forse un po' il naso è ovviamente lo skill based matchmaking, che non ne hanno parlato, quindi ci sarà sempre. È un peccato questo, perché, e dico anche un peccato perché io ci guadagno dalle VPN, ok? Se io vi dico con la VPN ci guadagno, quindi preferirei però non avere lo skill based matchmaking, perché seriamente avendo gente, quindi che significa? Me ne rompi i coglioni in live, ok? Però ecco, lo skill based matchmaking purtroppo ancora c'è, quindi La trovo una cosa negativa soprattutto per i casual player che vogliono magari rilassarsi un po' e avere quei 10 minuti per divertirsi un po' così. Un'altra cosa negativa forse è che le armi non hanno ancora i propri nomi, quindi non hanno un'identità vera e propria. Questo forse sarà dovuto da vari fattori monetari, fattori magari loro ideologici, del tipo succede qualcosa in America, che cacchio ne so, colpa delle armi, non lo so. Però le armi che non ci sono il nome è un peccato, perché secondo me caratterizzare sempre l'arma, l'MP5, cose così, è una cosa figa. Sono qui dettagli che fanno poi la differenza, e purtroppo anche quest'anno non ci sono, e ahimè penso, dubito, non lo metteranno mai più una cosa del genere con tutti i nomi e le cose così. Poi un'altra cosa che non mi è piaciuta, i cecchini un po' lenti, cioè ce ne stanno due, uno automatico, uno lento, quindi forse pochi sniper, pochi cecchini veramente influenti che fanno qualcosa. Bello però il suono del cecchino quello là, killa, one shot, perché one shot, però niente di così esagerato, ok? Non è OP, non mi sembrava forte. Gli SMG mi sono piaciuti tanto, più che altro. Il pompa ce n'è soltanto uno, forse poche armi rispetto agli altri god. Sono partite con 12 armi, non tante. Le mappe 16, buono le mappe 16, perché finalmente sono riusciti a fare che cosa? A portare 16 mappe nuove, niente di vecchio, niente di riciclato, che sicuramente ci avremo dopo, Nuketown, qualcosa di riciclato uscirà sempre fuori. Però finalmente hanno fatto qualcosa di fresco, dove le persone si lamenteranno, però le mappe almeno comunque sono lineari, raga, hanno 2-3 linee d'attacco, quindi sono sempre le stesse, cioè non è che sono così complesse, a parte una forse che non è mai piaciuta tanto, non mi piaceva tanto, tutta schiacciata, un po' storta. Però nel complesso penso che il multi mi è piaciuto tanto, e rispetto a Warzone e a Zombie forse il multi è quello che valuto di più. Io sapete che non sono un fan del multi, però secondo me il multi è quello che mi è piaciuto di più, e si è visto che cosa? Che rispetto a Warzone, che era un alfa, il multi ci hanno lavorato di più, e si è visto proprio nella qualità, secondo me, dell'animazione del movement e cose così. L'ho visto molto più fluido, molto molto più fluido rispetto agli altri, sia zombie che però rispetto a Warzone molto più fluido l'ho visto qua il movement rispetto all'integrazione. Infatti l'integrazione su Warzone ci dovranno lavorare, poi vi parlerò di quello. E poi un'altra cosa importante che non abbiamo parlato di questa cosa qua, il menu, grande nota positiva, raga, il menu faceva cacare, 2 anni e mezzo per fare un menu, ce l'hanno mezzo fatto, semplice, non dovete esagerare, alcune volte la semplicità è la chiave di tutto, ok? Ci proviamo magari a cambiare tutto, a provare di modificare le cose, i regolamenti, cose tipo God of War, non c'è chi trova, ma alla fine la semplicità ne fa da padrona e vince sempre. In questo caso il menu è molto semplice, intuitivo, all'inizio ci sono questi cuboni grossi, poi ci sta questa linea dove scegli zombie, multi o Warzone. Hai fatto e ben diritto a combattere. Quindi altro punto molto 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 positivo è il menu. In base non è che ci stanno tante cose negative, vi dirò la verità. Skill based matchmaking, nome delle armi, un po' di classiche cose che ci stanno, l'audio, vabbè, quello lo mettiamo a prescindere. Però tutto sommato, guarda, stanno, io mi sbilancio, perché non lo faccio, in questi ultimi 2 anni non l'ho fatto mai, però stanno, mi sbilancio e dico che il gioco mi piace, secondo me il gioco merita, dovete provarlo, poi ovviamente sta sempre a voi decidere se ordinarlo o no, però a questo giro io vi consiglio di provarlo. Provate la beta, c'è cioè sia la open che esce, ecco, poi prossima settimana per tutti, la closed provatela, giocateci, fate il livello 30 per sbloccare tutto, perché secondo me soprattutto il multi merita tanto, è una cosa diversa, raga, vi dà un po' quella scintilla di rimettermi in gioco. Poi io personalmente ho giocato molto bene prima all'evento, mi sono
divertito, ho fatto un sacco di kill, ho fatto pure una win a Warzone, ho ammazzato un sacco di player forti in LAN senza il mio mouse e tastiera, senza il mio PC, e quindi mi sono gasato forse molto molto di più. Però nel complesso, cercando di rimanere critici, vi dico sempre: cose positive ve l'ho dette, cose negative ve li ridico, sono skill based matchmaking, che ancora c'è, audio che ovviamente è da sistemare o comunque sia non l'ho sentito, quindi vediamo come sarà poi dopo da casa, però metto sempre le mani avanti sull'audio. E l'altra, me cazzo, Marola, me la sono scordata, e il nome delle armi, che purtroppo non è tanto caratterizzato, cioè non caratterizzano quello. Comunque, ma questo è il riassunto del multi, spero che vi sia piaciuta un po' questa mia parlantina storta. Adesso stoppo il video e poi si parte con quello che penso di zombie.